Forum Ambrosetti, offerto da Advantage Financial, Minds at Work, The Ethical Enterprise. Benvenuti a Cernobbio. Benvenuti, 37esima edizione del workshop Ambrosetti dell'European House per parlare soprattutto di crisi economica globale e non potrebbe essere altrimenti, Mariangela, data la congiuntura. Il forum si snocciolerà come di consueto in tre giorni, venerdì, sabato e domenica, il primo dedicato all'economia globale, il secondo a quella europea e il terzo a quella italiana, con la presenza di ben 7 ministri del governo. E poi top manager, economisti, proprio per parlare di questa congiuntura delicata anche sui mercati, tra gli altri Nouriel Roubini, che una volta di più ha espresso il suo pessimismo verso un ritorno in recessione. Ed è proprio Nouriel Roubini che sentiamo in questo primo estratto del nostro speciale sulla prima giornata del forum. Se si guarda i dati, la ripresa è stata caratterizzata da dinamiche più basse dei trend negli ultimi 3 anni, come in Europa. E dato lo shock visto nella prima metà dell'anno, la situazione può peggiorare, in quanto la crescita americana è stata pari all'1%. Se la rapidità del viaggio è troppo limitata, ci sono solo 2 alternative. O si accelera, si raggiunge una velocità sufficiente, o si comincia a cadere. Dobbiamo chiederci quali di questi scenari sia più probabile. Per quanto mi riguarda, ci sarà una contrazione, come suggerito dai numeri. C'è stato un danno significativo alla fiducia di imprese, consumatori e investitori a causa delle battaglie sui conti pubblici, dei problemi dell'eurozona e della correzione dei mercati azionari. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo usato tutti gli strumenti per contrastare il rallentamento economico. Cercheremo ancora una volta di tirar fuori una nuova soluzione di stimolo per l'economia e i mercati, ma questa volta vedremo austerità fiscale nelle economie avanzate e freni alle istituzioni bancarie e finanziarie, con la differenza che ci sarà hanno resistenza politica a questo. Non tutti i paesi possono svalutare la propria valuta. La Fed provvederà a un nuovo giro di alleggerimento quantitativo, ma se i dati macroeconomici non saranno coerenti con la ripresa non servirà a nulla, quindi c'è una differenza rispetto al passato. Alla fine la soluzione per l'Eurozona sarà un ampliamento del fondo salva stati o gli Eurobond, per essere certi che non ci sia una fuga dal debito di Italia e Spagna. Servono inoltre austerità fiscale e riforme strutturali. Senza crescita nell'europeriferia, però, stringere la cinghia e adottare politiche di aggiustamento non sarà sufficiente, perché l'austerità fiscale ha un impatto negativo sulla crescita economica. Serve quindi un macro stimolo. Credo che la Banca Centrale Europea abbia commesso un errore nell'alzare i tassi. Dovrebbe tagliarli, al contrario, per sostenere l'attività economica, e dovrebbe provare a indebolire il valore dell'euro attraverso un allentamento delle politiche monetarie. Infine, nel caso dei paesi più solidi, Germania in testa, le politiche di austerity dovrebbero essere posposte affinché non ci sia un altro round di debolezza economica, mentre i periferici stanno mettendo in atto misure di austerità. Quello a cui abbiamo recentemente assistito negli Stati Uniti nel settore industriale e in quello delle costruzioni e nel sentiment dei consumatori mostra che la recessione è più probabile che improbabile. Se si guarda agli Stati Uniti c'è un serio rischio di recessione e questo continuerà nel 2012. La Cina sta lievemente rallentando, ma fondamentalmente si sta comportando molto bene. Crescerà ad un tasso del 7%. L'India crescerà ad un ritmo simile. Queste economie, che sono in buona forma, non cambieranno però l'outlook per gli Stati Uniti e per l'Europa. Continueranno però a creare posti di lavoro e incrementare i redditi. E in effetti il 42% degli intervistati nell'instant poll che si sono svolti qui durante i panel ha risposto che sì, la recessione è in arrivo. Ma non tutti professano questo pessimismo, a cominciare dall'ex primo ministro spagnolo José María Aznar. Sentiamo cosa ci ha detto. Credo che stiamo vivendo una crisi profonda e a lungo termine. La via ad uscita è incerta e sta colpendo in maniera diversa differenti paesi a seconda del livello di ordine nei conti pubblici. Según el grado de
Quelli con i bilanci meno a posto sono anche i più colpiti dalla crisi, mentre quelli con le finanze pubbliche più stabili hanno comunque problemi, ma usciranno prima dalla crisi. Ogni paese deve fare il suo dovere. Io sono un sostenitore della disciplina della stabilità del bilancio, delle riforme, delle liberalizzazioni, di maggiore apertura del libero commercio. Queste sono le uniche strade che possono condurre alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Questo richiederà riforme importanti e governi molto forti per farlo. Personalmente credo che l'Europa sia entrata in molte contraddizioni e sarebbe bene che le risolvesse. Se si pensa che un paese non possa ripagare i suoi debiti, è impossibile ristabilire la fiducia. Se si pensa che un governo non riesca a prendere le giuste decisioni, si ottiene lo stesso effetto. Per molti anni l'Europa ha discusso di un nuovo trattato europeo. Io dissi che non era necessario, ma che era più utile adottare importanti misure economiche. Ora che abbiamo un nuovo trattato, le discussioni su una eventuale modifica si sono riaperte. In pratica stiamo commettendo gli stessi errori. C'è bisogno di un maggior coordinamento di stabilità, di riforme, di liberalizzazioni, e queste possono essere le uniche cose positive. Io credo che questa sensazione di recessione incombente e inevitabile sia non basata sui fatti, sia molto psicologica, venga dal mondo finanziario più che dal mondo reale. In Italia ci sono un'enormità di aziende che hanno fatto un gran lavoro in questi anni e adesso stanno recuperando, soprattutto in termini di esportazione. La recessione o la riduzione della crescita non è assolutamente obbligatoria, né in Italia, né in Europa, né nel mondo. È chiaro che dipenderà anche molto da noi, perché se ci limiteremo a iniziative di taglio e di austerità, è verosimile che il tasso di crescita si ridurrà. Well, I don't think there is great optimism. Non credo ci sia grande ottimismo. Alcuni dicono che i pessimisti siano ottimisti con esperienza. Pertanto sembra che qui ci siano tante persone che hanno esperienza. But by the same token we all recognize that allo stesso tempo riconosciamo tutti che ottimisti e pessimisti finiscono la propria vita nello stesso modo, ma la vivono in maniera differente. But they lead their lives very differently. Isn't it better to lead the life as an optimist? Certamente è meglio vivere da ottimisti. Credo che abbiamo bisogno di ottimismo. La nostra visione sulla Cina e sull'Asia è molto ottimistica e questo offre delle speranze per i paesi industrializzati che potranno avere del tempo per agire insieme, ma è una questione politica che deve essere risolta. But it is a political matter that needs to be addressed. Penso che non bisogna in qualche maniera chiudersi nel pessimismo, cioè bisogna avere una forza di reattività a queste condizioni di mercato. Secondo me non siamo in recessione, si potrà evitare la recessione, bisogna prendere e avere il coraggio di fare delle misure di crescita nel mondo occidentale e anche in Italia, che sono un po' simili a quelle che abbiamo visto negli anni 70 negli Stati Uniti e all'inizio del 1900 in Inghilterra e nel resto del mondo, in cui in quel momento si è in qualche maniera usato e rimpatriato capitale importante per costruire le grandi opere mondiali con degli incentivi. Guardiamo il canale di Panama, guardiamo le grandi opere ferroviarie, guardiamo tutte le infrastrutture che poi hanno dato vita a un ciclo economico virtuoso. Quindi dire che si va in recessione è un po' eccessivo e secondo me bisogna trovare delle misure che sono misure di crescita, quindi delle misure che hanno un po' di liberalismo e che non hanno una visione punitiva del mondo, ma un'idea di usare quello che in qualche maniera non è stato usato in maniera propositiva. Prima delle vacanze la fotografia era una fotografia positiva. E ancora oggi, nonostante questo mese un po' travagliato, rivediamo una fotografia positiva. Le imprese e gli imprenditori sono molto motivati, molto coraggiosi a proporre cose nuove, innovazioni. Sicuramente darei un quadro positivo. Certo, dobbiamo ancora aspettare questo mese, la reazione verso questo mese, che è stato un mese evidentemente difficile, e quindi gli imprenditori forse non hanno ancora reagito a queste notizie, a queste cose che stanno accadendo in una maniera chiara, per cui probabilmente nel prossimo mese avremo una fotografia più chiara. Le aspettative sono molto buone, anzi prevediamo che l'ultimo trimestre, quello tra ottobre e dicembre, sarà l'anno record di Fiera Milano.
e vediamo anche numeri in crescita, per cui se queste aspettative verranno mantenute crediamo che appunto sarà un semestre positivo. Un altro dei temi affrontati è stato quello relativo all'Europa e alla crisi dell'euro. A lanciare l'allarme Hans Werner Sinn, presidente dell'IFO, ha detto che inesorabilmente dell'euro faranno parte alcuni paesi, solo i più forti, altri invece non utilizzeranno più la moneta unica, dunque una sorta di sgretolamento prospettato da uno dei più importanti economisti tedeschi. Sentiamo innanzitutto il suo allarme e poi la risposta dell'ex commissario europeo alla concorrenza e ministro delle finanze italiano Mario Monti. Al momento stiamo assistendo ad una crisi della moneta unica, gli squilibri interni sono il principale problema. Alcuni stati europei presentano enormi problematiche in termini di competitività. Internal imbalances, that is the major problem. Some European countries have enormous Nei primi anni di vita dell'euro, il flusso di crediti in questi paesi ha portato ad un aumento di prezzi e stipendi ed ora che assistiamo ad una stretta del credito c'è uno stallo a livello di eccessivi prezzi e stipendi. È chiaro che c'è un problema. Questo è stato risolto stampando moneta attraverso la creazione del fondo di salvataggio europeo e così via. Ma queste non sono le reali soluzioni. L'unica strada da percorrere è diventare più economici, attuare un processo di deprezzamento reale in qualche modo doloroso. È quello che stiamo vedendo in alcuni paesi dell'Eurozona. Non c'è altra via d'uscita. Eurobonds mean that we socialize the liability of the for the public debt of the different European. Gli eurobond comportano una condivisione dell'affidabilità creditizia di diversi paesi europei. Persino gli Stati Uniti d'America, una nazione, non la condividono. Uno Stato non risponde del debito di un altro. Si tratta di un principio e di un'idea che sono alieni all'economia di mercato. L'affidabilità è il principio fondante di un'economia di mercato. Chi è indebitato deve ripagare i suoi debiti e non può pensare che sia qualcun altro a provvedere. Posso solo dire che la volontà con la quale le varie autorità in Europa e nel mondo stanno gestendo questa crisi complicata di economia e di finanza lascia pensare che si eviteranno andamenti nefasti. Anch'io sono persuaso che alcuni paesi della zona euro probabilmente non riusciranno a restarci, perché stiamo dando denaro a dei paesi a cui chiediamo di risparmiare, cioè di fare un uso estremamente puritano e severo del loro denaro, quando probabilmente avrebbero bisogno di spendere per ricominciare a crescere, ma questo non lo possiamo permettere. Insomma, ci sono delle contraddizioni che sono diventate insanabili. E allora alla fine ho l'impressione che i paesi come la Grecia dovranno andarsene. A questo punto la lotta non è più per salvare la Grecia, la lotta è per impedire che l'Italia esca.